Mi chiedono che cos'è la Banca d'Italia e come funziona e che compiti ha. Ed è una ottima domanda, perché la Banca d'Italia è una banca che non è dello Stato italiano. Contrariamente a tutti gli altri paesi europei, dove la Banca di Francia è dello Stato francese, la banca tedesca è dello Stato tedesco, la Banca d'Inghilterra è statale e quindi dello Stato inglese, dell'impero inglese, la Banca d'Italia non è dello Stato italiano, quindi non è, per interposta situazione, di proprietà, come dire, del popolo italiano e dei cittadini italiani. La Banca d'Italia è di proprietà delle banche, in particolar modo, escluso un 5-6% che è di proprietà dell'INPS e dell'INAIL. La Banca d'Italia è per il 65% di proprietà dell'Intesa e di Unicredit e il resto è di proprietà di altre banche. Quindi vuol dire che il capitale sociale della Banca d'Italia, che sono i padroni quindi della società Banca d'Italia, è rappresentato da istituti di credito. La Banca d'Italia, tra le altre cose, ha il compito di dettare le linee guida e di comportamento alle banche su come si devono, come dire, regolare e comportare nel prestare i soldi ai correntisti, ai clienti, alle aziende e come regolarsi per recuperarli e quant'altro. Ora, avete capito bene, la Banca d'Italia è un'entità giuridica a sé stante che ha dei compiti importanti, che è quello di dare le linee guida sul comportamento e delle condotte finanziarie sul mercato ai cittadini italiani, ma non è un ente terzo come dovrebbe esserlo e lo è infatti in tutti gli altri paesi del mondo, ma è di proprietà delle banche che esercitano quel credito. Quindi è come se il controllore dei comportamenti corretti o meno di una banca, non è come se è la banca stessa. Quindi la banca X che opera sul mercato si fa le leggi e poi i suoi comportamenti vengono valutati corretti o meno da se stessa. Io dico che è una cosa incredibile, che la dice lunga su quello che è il concetto del nostro sistema bancario e finanziario. Questo crea sicuramente dei grandi e gravi corticircuito e sicuramente non mette le banche in una condizione per cui li si possa valutare con un atteggiamento di pieno rispetto. Perché? Perché è tutto un accrocchio che porta dal soggetto che opera al soggetto che deve controllare al soggetto che dice come devi agire nel settore bancario. Sono sempre loro. E quindi il sospetto che anche involontariamente gli venga la voglia di autofacilitarsi, autoproteggersi, autoassolversi, autoaiutarsi è fortissimo. E anche chi dovrebbe andare quindi a controllare se ci sono comportamenti scorretti da parte delle banche sono le banche stesse che devono controllare se stesse. E quindi è ovvio che se qualche magagna salta fuori solo perché è talmente grossa che non la puoi coprire, non la puoi nascondere. In realtà invece un atteggiamento di verifica e controllo dovrebbe essere capillare e dovrebbe essere preciso. Perché? Perché tutelare il sistema bancario, nel senso del sistema che distribuisce le condizioni di accesso al credito per le famiglie e per le aziende, che poi sono quelle che operando generano reddito, eccetera, 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 dovrebbe essere affidato a qualcuno che, anche per come è strutturato il tutto sotto questo profilo, debba dare quelle garanzie di terzietà e di serietà e severità in questo tipo di controlli. Siamo in Italia, l'Italia non è la Banca d'Italia. Auguri a tutti.